Acrono per Tusella è tornata la grande festa country organizzata dal gruppo Alpini. Ecco il servizio realizzato per noi da Gemaltocco. Festa Country 2023, giunta la decima edizione organizzata dal gruppo Alpini Carono per Tusella. Oltre a grigliate ci sarà anche una sfida di un chilo di pasta e molte altre cose. DJ Esther e insegnante di ballo country. Io sono partita un po' per gioco con il country qua a Caronno. Io ballo country da ormai 15-16 anni e poi sono venuta qua dagli Alpini di Caronno che mi hanno accolta ben volentieri e da lì, nello stesso anno, è nata questa festa che ormai è giunta alla decima edizione. Andrea, oggi responsabile grigliatore, responsabile di tutta questa squadra che vedete alle mie spalle, sono in tanti che stanno lavorando. Siamo arrivati al già decimo undicesimo anno, adesso la memoria mi incanta. Però festa bellissima, facciamo una gran fatica ad organizzarla perché il lavoro è tanto, ma la soddisfazione è impagabile. Tanta gente, prodotti buoni, ragazzi squisiti, cosa vogliamo dire? Luca, abbiamo finito sfida un chilo di pasta, come si tratta? Si tratta di mangiare un chilo di pasta in 20 minuti. E dopodiché? Dopodiché, se la finisci tutta, non paghi la consumazione. La consumazione e naturalmente quella che rimane se la porti a casa per domani. Siamo nel clou dell'orario di cena, serata bollente, calda e per voi tanto lavoro. In una serata così afosa, cos'è che va di più? Allora, guarda, contro ogni aspettativa sta andando davvero tanto lo spritz e il gin tonic. Quest'anno abbiamo provato a prendere sia spritz che gin tonic alla spina e sta andando molto. Poi vabbè, la birra classica va sempre e una marea di acqua. Giustamente con questo caldo ce n'è bisogno, però molto bene, siamo molto contenti finora. Non solo carne ma anche crepe, sta preparando l'impasto? Sì. E poi come verranno farcite? Con la Nutella e il pistacchio. Angelo, capogruppo Alpini di Carono per Tusella, festa più che riuscita, tanta affluenza, tanta gente, tanta soddisfazione. Sì. E mi fa tanto piacere che è arrivata a quest'ora e sia già tutto pieno. Ok. Qua c'è tanta gente, abbiamo messo giù 60 tavoli, da 8 persone l'una a 8 persone a tavolo e sono pieni, è tutto pieno. Centro Aiuto alla Vita di Saronno e Carono per Tusella con Gabriella, Alma e Silvia. Centro Aiuto alla Vita nasce quando è stata proposta la legge sull'interruzione volontaria di gravidanza ed è un'alternativa che da subito è nata per offrire alle mamme la possibilità che magari per ragioni economiche o di solitudine sociali non potevano portare avanti la gravidanza, una possibilità di essere loro vicine e di dare un aiuto che in molti casi le ha portate a decidere invece di fare una scelta diversa e di far nascere i loro bambini. Nella piena colore estiva la festa country aiuta anche ad alleviare un po' il peso di queste serate bollenti. Da Carono per Tusella è tutto, Gemma Altocco, restituisco la linea allo studio.